Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito di redazione e andremo a effettuare l'unboxing del nuovo Razer Thunder V2, evoluzione del precedente modello Elite che abbiamo già unboxato e recensito qualche mese fa. Partendo dalla confezione possiamo osservare classica confezione in stile Razer, colorazione nera in contrasto al verde acido. Immagine illustrativa del mouse, modello del mouse, alcune delle principali caratteristiche come il best in class ergonomic shape per quanto riguarda l'ergonomia classica e diciamo conosciuta da tutti del Dader, switch ottici per quanto riguarda i tasti principali, switch ottici adottati anche sul Razer Viper che abbiamo già anche recensito e il cavo Razer Speed Flex è una versione leggermente rinnovata rispetto ai precedenti modelli, passateci il termine, presenti sui mouse che abbiamo già visto come l'Elite oppure il Razer Viper. Infine troviamo il nuovo sensore ottico, un Focus Plus da ben 20.000 dpi rispetto ai 16.000 di cui si caratterizzavano i modelli precedenti, sempre il supporto al Razer Chrome per quanto riguarda l'illuminazione RGB e nient'altro. Nel retroconfezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa del mouse contornata dalle principali caratteristiche, una garanzia di ben 2 anni per quanto riguarda il prodotto. All'interno della confezione troviamo il classico set di sticker RGB Razer Chroma. Ringraziamenti per aver acquistato il prodotto e una Quick Start Guide. Per quanto riguarda la manualistica, non troviamo nient'altro. Passiamo infine al mouse, il Razer The Dader V2. Come possiamo osservare, di base il design è rimasto invariato dai precedenti modelli, cambia qualcosa per quanto riguarda gli angoli leggermente più smussati e meno taglienti a livello di curve del modello Elite o del modello classico. La colorazione è sempre total black, una superficie leggermente rugosa per migliorare il contatto e il grip sul mouse. Nel dorso troviamo il logo Razer che verrà determinato del colore che noi sceglieremo con i vari effetti tramite il software di gestione Razer Synapse. Nella parte avanzata troviamo 2 tasti per il switch dei profili DPI. In questo caso troviamo dei tasti cambiati che sono di dimensioni maggiori e di forma quadrata rispetto a quelli presenti nel modello Elite. Sono anche più arretrati rispetto sempre al modello Elite. Troviamo una classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato. Anche questa per il modello V2 è stata aggiornata e modificata. E come dicevamo, i 2 tasti principali sono dotati di switch ottici Razer che vanno a migliorare un po' quelli che sono le lacune degli Omron classici, quindi anche a livello di debounce, post e pre-travel, e anche il fattore doppio clic con switch ottici dovrebbe essere del tutto inesistente. Questi sono dotati per 70 milioni di click e quindi superano 20 milioni i 50 milioni dei classici Omron nel formato più performante. Ci spostiamo nel lato di sinistra, dove troviamo i 2 classici tasti di generose dimensioni laterali per eventuale assegnazione in game o in applicazioni, sempre tramite il software Razer Synapse 3. Questa parte leggermente in cava per poggiare il pollice, eventualmente non avessimo necessità di cliccare questi tasti o semplicemente per migliorare il grip sul mouse stesso. Troviamo anche un inserto in gomma texturizzata per migliorare sempre il grip. Come possiamo osservare, le dimensioni sono classiche della serie The Dader, quindi la principale presa è una palm grip, come possiamo vedere, una presa del tutto naturale. Arriviamo facilmente con il pollice a cliccare i tasti laterali. Possiamo anche provare una claw grip, ovviamente vi diremo meglio nella recensione scritta se è possibile o meno. Tutto ciò dipende anche sempre dalla dimensione della vostra mano, come diciamo sempre. Nel lato di destra troviamo anche qui un inserto texturizzato in gomma per migliorare sempre il grip sul mouse. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare meglio la forma del modello V2, anche per quanto riguarda le linee, gli angoli e tutto quanto. Spostandoci
Spostandoci invece nel lato inferiore possiamo osservare dei mouse fit in PTFE sempre, però aggiornati. A quanto sembra, al primo tatto sono sicuramente stati sostituiti, come abbiamo potuto, avete potuto vedere con dei modelli più aggiornati come il Razer Viper Ultimate, quindi la versione wireless del classico Razer Viper che abbiamo già recensito. Sono leggermente più spessi e in colorazione bianca. Troviamo quindi il set di mouse fit per quanto riguarda la parte superiore, centrale e inferiore. Il sensore, che abbiamo detto essere un Focus Plus da 20.000 dpi, in realtà è un PixArt 3399, non 89. È una versione sviluppata in collaborazione con PixArt da parte di Razer, quindi sono stati fatti degli accorgimenti anche a livello di firmware per migliorare la tracciabilità, il tracking, la precisione del sensore da 0 a 20.000 dpi, oltre ad altri fattori di smoothing, di accelerazione e quant'altro. Troviamo nel V2 anche un tasto simile a quello presente sugli SUVI, quindi per il cambio dei profili dpi e nient'altro. Il cavo, come dicevamo, è sempre un Razer Speed Flex, però in questa versione del Razer Dader V2 aggiornata, quindi leggermente più flessibile anche a livello di rivestimento in treccia di tessuto. E il connettore USB non è placcato oro, però troviamo all'interno sempre l'inserto di colore verde a richiamare lo stile Razer. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximator.com, dove troverete maggiori immagini illustrative, scusate, immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni, i nostri test, le nostre conclusioni e tutto ciò che riguarda, come sempre, il prodotto in analisi. Vi rimandiamo dunque al prossimo unboxing, un saluto allo staff.